Sì, ci stavamo dicendo io e Alice, che giornata splendida quella d'oggi per cominciare la salita in purgatorio. Allora, come è il nostro solito, leggiamo il canto, questa volta il canto decimo, tutto di seguito, poi comincio a spiegare, facciamo una pausa di 5 minuti, più o meno a metà del canto, durante la quale vi chiedo per favore di inviarmi se ne avete delle domande sulla chat. E poi riprendiamo. Poi fummo dentro al soglio della porta che il malamor dell'anime disusa perché fa parer dritta la via torta, suonandola sentì essere chiusa. E se io avessi gli occhi volti ad essa, qual fora stata il fallo degna scusa? Noi salavamo per una pietra fessa che si muoveva ed una ed altra parte, siccome l'onda che fugge e s'appressa. Qui si conviene usare un poco d'arte, cominciò il duca mio in accostarsi, or quinci or quindi al lato che si parte. E questo fece i nostri passi scarsi, tanto che pria lo scemo della luna ridunse al letto suo per ricorcarsi, che noi fossimo fuor di quella cruna. Ma quando fummo liberi e aperti, su dove il monte indietro si rauna, io, stancato e ammendù incerti di nostra via, restammo in su un piano, solingo più che strade per diserti. Dalla sua sponda, ove confini il vano, al piede dell'alta ripa che pur sale, misurrebbe in 3 volte un corpo umano. E quanto l'occhio mio poteva trattare, or dal sinistro e or dal destro fianco, questa cornice mi parea acutale. Lassù non erano mossi i piè nostri anco, quando io conobbi quella ripa intorno, che ditto di salita aveva manco, esser di marmo candido e adorno d'intaglissi, che non pur Policleto, ma la natura lì avrebbe scorno. L'angel che venne in terra col decreto della molt'anni lagrimata pace, che aperse il ciel del suo lungo divieto, dinanzi a noi pareva sì verace cui v'intagliati un atto soave, che non sembiava immagine che tace. Giurato si saria che el dicesse ave, perché ivi era immaginata quella che ad aprir l'alto amor volse la chiave. E avea in atto impressa sta favella, ecce ancilla dei, propriamente, come figura in ciel, cera si suggella. Non tener pure ad un loco la mente, disse il dolce maestro che m'avea da quella parte del cuore alla gente. Per chi mi mossi col viso e vedea diretto da Maria, da quella costa onde m'era colui che mi muovea, un'altra storia nella roccia imposta. Per chi io varcai Virgilio e femmi presso a ciò che fosse agli occhi miei disposta. Era intagliato lì nel marmo stesso lo carro ai buoi, traendo l'arca santa, perché si teme officio non commesso. Dinanzi parea gente, tutta quanta partita in 7 cori, ai 2 miei sensi faceva dir l'un no, l'altro sì canta. Similemente al fummo degli incensi che v'era immaginato, gli occhi e il naso e al sì e al no discorsi fensi. Lì procedeva al benedetto vaso, trescanto alzato, l'umile salmista, e più e men che re era in quel caso. Di contra, effeggiata ad una vista d'un gran palazzo, Nicola ammirava, siccome donna dispettosa e trista. Gli mossi il piede del loco dove io stava, per avvisar da presso un'altra istoria, che di dietro a Micol mi biancheggiava. Qui v'era storiata l'alta gloria del Roman Principato, il cui valore mosse Gregorio alla sua gran vittoria. I dico di Traiano imperatore, e una vedovella lì era a freno, di lagrime atteggiata e di dolore. Intorno a lui parea calcato e pieno di cavalieri e la guglie nell'oro, sovressi in vista, al vento si muoviene. La miserella, intra tutti costoro, pareva dir: Signor, fammi vendetta di mio figliol che è morto, ond'io m'accoro.
ed egli a lei rispondere: ora aspetta tanto che torni. E quella: signor mio, come persona in cui dolor s'affretta, se tu non torni, ed ei chi fia dov' io la ti farà, ed ella l'altrui bene a te che fia, se il tuo metti in oblio, ond'elli or ti conforta, che i convene ch'io solvi il mio dovere anziché mova. Giustizia vuole e pietà mi ritene. Colui che mai non vide cosa nova, produsse sto visibile parlare, novello a noi, perché qui non si trova. Mentr'io mi dilettava di guardare immagini di tanti umiliati, e per lo fabbro loro a veder care, ecco di qua, ma fanno i passi radi, mormorava il poeta, molte genti, questi ne invieranno agli alti gradi. Gli occhi miei che ammirare erano contenti per veder novità di ond'ei son vaghi, volgendosi ver lui non furon lenti. Non vo' però, lettore, che tu ti smaghi di buon proponimento per udire come Dio vuol che il debito si paghi. Non attender la forma del martire, pensa alla successione, pensa che al peggio, oltre la gran sentenza, non può ire. Io cominciai: maestro, quel ch'io veggio muovere a noi non mi sembra in persona e non so che sì nel veder vaneggio. Ed egli a me: la grave condizione di lor tormento a terra li rannicchia, sì che i miei occhi pria ne bertencione, ma guarda fisolà e li svisticchia col viso quel che vien sotto a quei sassi, già scorger poi come ciascun si picchia. Oh, superbi cristiani, miseri lassi, che della vista della mente infermi fidanza avete nei retrosi passi, non v'accorgete voi che noi siam verbi, nati a formar l'angelica farfalla che vola alla giustizia senza schermi? Di che l'animo vostro in alto galla, poi siete quasi entomate in difetto, sì come vermo in cui formazione falla? Come per sostentar solaio tetto, per mensola talvolta una figura si vede giugner le ginocchia al petto, da qual fa del non ver vera rancura nascere in chi la vede, così fatti di Dio color quando puosi ben cura. Vero è che più e meno eran contratti, secondo chi avvien più e meno addosso, e qual più pazienza avea negli atti, piangendo pare a dir: più non posso. Bellissimo canto decimo, come abbiamo detto, credo, quando abbiamo letto il decimo dell'Inferno, in ogni canto decimo delle tre cantiche inizia una situazione qualitativamente diversa da quella che caratterizzava i nove canti precedenti. Nel canto decimo, se vi ricordate, si entra, diciamo, Dante e Virgilio cominciavano ad avere rapporti con i primi dannati della città di Dite, cioè dell'inferno più basso, essendosi lasciati dietro i peccatori di incontinenza. In questo decimo, Dante e Virgilio saranno già dentro il purgatorio vero e proprio. Dopo ben nove canti destinati alla descrizione dell'antipurgatorio, vi ricordate dove Dante ha trovato molte anime di penitenti, anzi di salvati che non hanno ancora cominciato la loro penitenza? Nel canto decimo del Paradiso vedremo che Dante e Beatrice salgono a un cielo qualitativamente diverso dai primi tre che avevano percorso. Prima narrati appunto nei nove primi canti. Vi ricordate che la settimana scorsa abbiamo letto il canto in cui Dante entra al purgatorio attraverso questo rituale di contrizione e di confessione simboleggiato dai tre scalini che portano alla porta dove c'è l'angelo portiere, e quindi ora ci troviamo dentro. Allora Dante inizia: poi fummo dentro al soglio della porta che il malamor dell'anime disusa,
perché fa parer dritta la via torta, sonando la senti esser richiusa. Allora Dante riprende immediatamente la narrazione da dove l'aveva lasciata e dice: una volta che siamo stati dentro dalla soglia della porta, che il malamore delle anime disusa, perché fa sembrare dritta la via torta, una volta che fui dentro, ora torneremo a questa descrizione appunto della porta, sentì che dietro di me suonava perché si richiudeva. Di nuovo si enfatizza il suono che fa appunto per disusa, per mancato uso, come si dice anche al secondo verso, questa porta usata poco appunto. Questa espressione, il malamor, che qua inizia, diciamo, si pone come soggetto del fatto che le anime usino poco quella porta, è molto importante perché, come sapremo a metà del Purgatorio come libro, cioè nel canto 17, è appunto il malamore, cioè l'amore per un oggetto errato, oppure l'amore eccessivo o difettuoso nei confronti di un oggetto vero, quello che è alla base di ogni peccato capitale, di quelli che si scontano appunto in questi sette regni, come aveva detto Virgilio a Catone, no? Nelle sette cornici del Purgatorio. Quindi rimaniamo con questa espressione, il malamor, perché verrà ripresa appunto nel canto 17. E non casualmente, spiegando come mai le anime non usano spesso quella porta a causa del malamore, al verso terzo si spiega che il malamore fa sembrare diritta la via che in realtà è torta, quindi illude di vie che non conducono alla felicità. Torneremo anche a questo più avanti. Allora Dante sente che si è richiusa la porta e come scrittore esclama al verso quinto: e se io avessi gli occhi volti ad essa, qual fora stata il fallo degna scusa? Vi ricordate che l'angelo aveva detto a Dante e Virgilio che una volta oltrepassata la soglia della porta non potevano guardare indietro. E allora Dante dice: se io avessi guardato indietro, quale sarebbe stata una scusa? Mi era stato appena avvertito di non farlo. Ma in qualche modo la domanda retorica implica che Dante forse ebbe la tentazione di guardare indietro, invece ricorda il rimprovero, anzi l'avvertimento dell'angelo, e non lo fa. E adesso i prossimi versi tendono ad accentuare la difficoltà della penitenza attraverso la descrizione del tipo di salita che cominciano a fare Dante e Virgilio. Vi ricordate che Dante aveva visto la porta non come tale prima da lontano, ma come una fessura nella pietra. E infatti, evidentemente, è molto stretta questa via. E questo è chiaramente di origine evangelica, però la via che conduce al bene è stretta, è ripida, è difficile. Verso 7. Noi salavamo per una pietra fessa, quindi io e Virgilio, dice Dante, salivamo attraverso una pietra fessa, quindi una fessura nella pietra, che si muoveva ed una d'altra parte, sì come l'onda che fugge e s'appressa, cioè che aveva una forma ondeggiante per cui bisognava seguire questa sua direzione a zigzag, diremmo, come facendo una sorta di slalom man mano che si saliva. Quest'immagine, siccome l'onda che fugge e s'appressa,
e quindi con le onde del mare, chiaramente, che vanno e tornano, ha indotto qualche commentatore a pensare che la strada si muove veramente, non che ha la forma ondeggiante. Oggi tra i moderni praticamente nessuno, anzi che io sappia nessuno, crede che sia così, proprio perché in un contesto molto verosimile come questo libro sarebbe stato un elemento quasi fantastico sul quale Dante come scrittore si sarebbe soffermato probabilmente di più se fosse così. Ma è comunque interessante questa similitudine con l'onda perché ricordo un po' l'inizio del Purgatorio. Vi ricordate quando a Dante Virgilio viene indicato da Catone di fare questo rituale di umiltà, di cingersi con il giunco che cresce proprio nel bordo. Nella riva inferiore dell'isola, laggiù colà dove la batte l'onda, dice quel verso di suono di ineffabile bellezza, no? E quindi il fatto che sia lì che all'inizio dell'inferno il mare venga associato al peccato, e perciò vi ricordate l'angelo che porta le anime dalla foce del Tevere al purgatorio vero e proprio, non tocca il mare, sembrerebbe che questo carattere ondeggiante della parete, della fessura attraverso la quale si sale, suggerisca appunto il carattere, diciamo, ricorrente del peccato e il tempo che ci vuole per guarire. Sebbene, come abbiamo visto nei primi canti, il momento della conversione può essere un attimo che capovolge totalmente l'esistenza e il destino, una volta allontanatisi dal male attraverso questa conversione, il lavoro che richiede il fatto di allontanare la tendenza al male da sé è una strada che richiede appunto di questa umiltà un po' dondolante, di ripercorrere col pensiero il peccato, rifletterci, andare avanti, ripercorrere ancora. E infatti Virgilio, vedete che al verso decimo annuncia Dante, vedendo questa forma della fessura, qui si conviene usare un poco d'arte, cominciò il Luca mio, in accostarsi o quinci or quindi al lato che si parte. Cioè qui è necessario salire con una certa tecnica, accostandosi alle diverse parti di questo sentiero ascendente ondeggiante. E quindi il Dante narratore spiega: e questo fece i nostri passi scarsi, tanto che pria lo scemo della luna rigiunse al letto suo per coricarsi, che noi fossimo fuor di quella cruna. Allora, questo fatto, la difficoltà della strada, fece i nostri passi lenti, così lenti che lo scemo della luna, cioè l'arco decrescente della luna, vi ricordate che quando Dante si perse nella selva c'era luna piena, questo si era detto nell'inferno, e quindi sta decrescendo man mano che loro fanno la strada, che la luna decrescendo arrivò al suo letto per ricoricarsi, quindi scomparve nella linea di orizzonte. Questo secondo i calcoli che fecero gli astronomi in quel giorno succede più delle 10 del mattino, cioè più o meno alle 10 e mezzo del mattino, quindi sono quasi 2 ore che stanno salendo, Dante e Virgilio. Quindi i nostri passi erano così lenti che si fecero le 10 e mezzo del mattino quando noi potemmo uscire fuori da quella cruna. La cruna, sapete, è questo buco che ha
lago attraverso il quale si infila il filo per cucire. È un'immagine chiaramente di origine scritturale. Nel Vangelo di Matteo c'è quella famosissima frase secondo cui è più difficile, insomma, che un ricco entri in paradiso che una soga, no? Perché sapete che il camello è un errore di traduzione, no? Che un filo grosso entri attraverso la cruna, e questo ricordo di Matteo tinge in qualche modo simbolicamente questo passaggio del senso della difficoltà della salvezza. Allora, al verso 17 ci hanno messo un bel po' a liberarsi da questi muri un po' oppressivi, e infatti al verso 17 Dante dice: ma quando fummo liberi, aperti su dove il mondo indietro si rauna, cioè quando arrivammo a un ripiano laddove il monte è rimasto dietro radunandosi, io stancato e amendue incerti di nostra via, restammo in su un piano solingo più che strade per diserti. Cioè Dante stanco perché sta salendo con il peso del suo corpo reale, e tutti e due, lui e Virgilio, incerti sulla strada da prendere, restammo su un terrazzamento più deserto delle strade che nel mondo percorrono i diserti. Questa prima impressione che Dante ha della prima cornice è stata tradizionalmente messa a confronto con la prima impressione che Dante ha quando entra nella città di Dite, nel canto appunto decimo dell'Inferno. Non so se vi ricordate che lì, quando Dante vede questo primo paesaggio della città di Dite, che corrisponde al cerchio sesto degli eretici, questo paesaggio di tombe affuocate, dentro una delle quali, vi ricordate, Dante vedrà Farinata degli Uberti e Cavalcante dei Cavalcanti, gli ricorda dei cimiteri romani pieni di tombe irregolari, talmente popolato questo posto che Dante e Virgilio dovevano camminare per una strada molto ristretta, Dante dice, tra il muro e i martiri. Invece qua Dante inizialmente non vede nessuno, solo più avanti nel canto vedremo, vedono che arrivano dei penitenti. Quindi c'è una prima impressione di questo posto che contrasta con quell'infernale analoga, perché, come dicevamo anche a proposito della difficoltà nell'aprire la porta in opposizione alla facilità con la quale si entra nell'inferno, c'è questa visione agostiniana pessimistica secondo cui i salvati sono molti di meno rispetto dei dannati, e anche, come ora vedremo, mentre là nella città di Dite Dante fa questo confronto con la morte, cioè con un cimitero, qui lo farà molto umanamente con tre corpi umani, per dirci la misura di questa prima cornice. Quindi leggiamo al verso 22: dalla sua sponda, ove confina il vano, al piede dell'alta ripa che pur sale, misurerebbe in tre volte un corpo umano. Cioè, dal suo bordo, che confina con il vuoto, fino al piede dell'alta ripa che continua a salire della parete, sarebbe potuta misurare questa distanza, quindi la larghezza della cornice, come tre corpi umani messi uno accanto all'altro, cioè tre corpi disposti, la testa di una con i piedi dell'altra e così via. E quanto l'occhio mio potea trardare, or dal sinistro e or dal destro fianco, questa cornice mi parea podale. Cioè, quanto io potevo guardare
con gli occhi da entrambe le parti, dalla parte sinistra e dalla destra, sembrava regolare, cioè non diminuire né aumentare la larghezza. È una descrizione dettagliata, come al solito nel Purgatorio, perché, come abbiamo detto, è il regno più nuovo, in cui Dante come scrittore innova di più, e quindi si sofferma molto bene a descrivere come è fatta questa montagna, ed è appunto grazie a questa descrizione, diciamo molto accurata, che noi possiamo ricostruire questa forma della montagna come voi la potete vedere sulle mappe che avete nelle edizioni moderne, no? La montagna che è ritagliata, diciamo, da questa cornice, una sorta di terrazza dove sono puniti i penitenti. E quindi al verso 28, lassù non eran mossi i piè nostri anco, quando io conobbi quella ripa intorno che dritto di salita aveva manco, esser di marmo candido e adorno di intaglissi, che non purpoli cleto, ma la natura lì avrebbe scorno. Allora Dante dice: i nostri piedi non si erano ancora mossi, quando io mi resi conto che quella ripa tutta attorno, che il verso 30 è discusso, non sono tutti d'accordo sul suo significato, dice che aveva manco di dritto di salita. Secondo alcuni questo vuol dire che non si poteva salire se non facendo la strada appunto dell'atterrazzamento. Secondo altri vuol dire che aveva poca altezza e che i bassorilievi che Dante vede qua, che comincerà ora a descrivere, occupavano lo zoccolo del muro, che, come vedremo verso la fine del canto, è la sola parte che le anime dei penitenti potrebbero vedere, visto che camminano del tutto chinati dal peso delle pietre. E quindi quello che Dante sta dicendo qua, senz'altro, al di là delle due possibili interpretazioni del verso 30, è che prima ancora che si muovessero lui e Virgilio, lui capì che la parete intorno alla montagna era di marmo candido, cioè bianco, adornato di altorilievi, intagli, così fatti. E poi capiremo che questo sì del verso 32 così si riferisce proprio alla verosimiglianza di quello che Dante vede intagliato. Non solo Policleto, che era uno scultore del V secolo a.C., greco, famoso, cioè ritenuto durante il Medioevo come un artista insuperabile, cioè non solo un enorme artista, un enorme scultore, ma anche la natura stessa sarebbe stata scornata, cioè sarebbe stata superata dall'arte del purgatorio. Questa, diciamo, gerarchia che Dante sta stabilendo tra Policleto, che è un artista, che chiaramente è superato dall'arte della natura stessa, ed entrambi sono superati dall'arte del purgatorio, ci ricorda questa nozione che Dante aveva spiegato a scusate, che Virgilio aveva spiegato a Dante nell'undicesimo dell'Inferno, secondo cui la natura è figlia di Dio, quindi imita l'arte del Padre, cioè l'arte della creazione, ovviamente con l'imperfezione del figlio rispetto del padre, e l'arte è figlia della natura e quindi si allontana di più dal creatore e quindi è più imperfetta. Quello che si capisce da questa dichiarazione di Dante, cioè che non solo il migliore degli artisti, ma anche la natura
sarebbero sconfitti dall'arte del purgatorio, è che arte divina, è che l'artista, il maestro, come dirà Dante, che fece questi intagli, che sono figurativi, come ora vedremo, e che hanno chiaramente una funzione penitenziale e non soltanto estetica, l'autore è Dio stesso. Perciò dobbiamo prepararci a leggere la descrizione di un'arte del tutto eccezionale, mai vista qua, che provoca un effetto di realtà del tutto inaudito, come ora vedremo. Allora, al verso 34 Dante comincia a descrivere la prima scena che vide intagliata in quel marmo. L'angel che venne in terra col decreto della molt'anni lagrimata pace, che aperse il ciel del suo lungo divieto, dinanzi a noi pareva sì verace, qui intagliato in un atto soave, che non sembiava immagine che tace. Allora, è questa chiaramente la scena dell'Annunciazione. L'angelo che venne in terra col decreto della pace, anelita per molti anni, è chiaramente l'arcangelo Gabriele, che aprì il cielo dopo il lungo divieto che c'era stato di salvezza tra il peccato di Eva e Adamo e appunto la nascita di Cristo, anzi la morte di Cristo. Quest'angelo davanti a noi, dice Dante, appariva intagliato in un modo così verace nel suo atto soave che non sembrava un'immagine in silenzio. Cioè, a differenza dell'arte del mondo fatto dagli uomini, dove chiaramente la scultura è statica e silenziosa, queste tre scene, di cui Dante ora sta descrivendo la prima, fatte da Dio e non da un artista umano, sembra che parlino. E come vedremo, Dante potrà ascoltare quello che si dicono i personaggi, non perché li senta con l'udito, ma perché l'effetto della sua estrema realtà plastica rende miracolosamente audibile quello che le figure si dicono. E non solo, come ora vedremo, Dante rimarrà sconvolto dalla contraddizione dei suoi sensi, perché con gli occhi vede una tale realtà che crede di stare ascoltando, ma il dito gli dice no, no, non è vero che stanno parlando, ma anche un'arte che non si muove è talmente perfetta che diventa dinamica. Questo è molto importante, quando finiremo di leggere faremo un'analisi di questo aspetto, del dinamismo che acquistano nella percezione di Dante e degli altri penitenti queste sculture che in realtà sono ferme. Allora, al verso 40, finora descritto l'angelo che sembra di dire ave, come aggiunge al verso 40, giurato si saria che dicesse ave, cioè si sarebbe giurato che stesse dicendo ave, per chi vi era immaginata quella che ad aprir l'alto amor volse la chiave, perché era intagliata l'immagine di Maria, cioè colei che volse la chiave nella toppa per aprire l'alto amore che si era interrotto tra Dio e la creatura umana. E avea in atto impresso esta favella ecce ancilla dei, propriamente come figura in cera si suggella.
lei aveva in atto impressa questa parlata e Ciancilla Dei, vero? Ecco la schiava di Dio, secondo racconto il Vangelo di San Luca, con un nitore tale che è proprio da una figura fatta in cera. Allora, qui abbiamo per la prima volta una caratteristica importante che comparirà in tutte le cornici del Purgatorio, e cioè, innanzitutto, un fatto veramente notevole, invenzione dantesca, secondo cui le anime dei penitenti non solo avranno i castighi fisici che Dante metonimicamente aveva evocato nel primo canto dell'Inferno, quando Virgilio aveva detto a Dante, riferendosi appunto al Purgatorio, che lui lì avrebbe visto le anime che sono contente nel fuoco, no? E quindi annunciando che il fuoco, come proprio antonomasia delle punizioni fisiche, c'è anche nel Purgatorio, ma lì, a differenza dei dannati infernali, le anime sono contente lì perché hanno la speranza certa della salvezza. E quindi le anime, noi sapevamo già da prima, fin dall'inizio dell'inferno, che anche nel Purgatorio esiste il contrappasso. Ma ora veniamo a sapere che queste anime che, come abbiamo detto all'inizio di quest'anno, non devono, subire una punizione per peccati effettivamente commessi, bensì devono pulire, purgare dalla propria anima le tendenze che sono rimaste nell'anima anche dopo il pentimento, la conversione e dopo il perdono di Dio dei peccati effettivamente commessi. Beh, queste anime non solo devono, anzi vogliono subire punizioni fisiche, ma hanno anche nell'arte purgatoriale, che come vedremo è molto varia, cambia da una cornice all'altra, convivono per il tempo che devono sostare in quel posto con degli stimoli anche verso il bene che si oppone al peccato che stanno scontando. E cioè, in questo caso, le anime del Purgatorio vedono questi altorilievi che sono sul muro del Purgatorio e che sono non solo, come vedremo tra 2 settimane, non solo ci sono scene che rimandano al peccato che loro stessi stanno scontando, ma anche, e possiamo dire nell'ordine della narrazione di Dante, degli stimoli positivi del ricordo di esempi della storia, che di solito Dante, diciamo, va intercalando, prese dal Nuovo Testamento e dall'Antico Testamento, storie che in cui si manifesta in un modo esemplare la virtù opposta al peccato di quella cornice. In questo caso abbiamo visto la prima scena è quella dell'Annunciazione, nella quale Maria umilmente si dichiara schiava di Dio, nonostante essere vergine, accetta umilmente portare nel ventre il figlio di Dio e quindi si propone come primo esempio di umiltà, come vedremo. Perché evidentemente ai penitenti fa bene vedere la bellezza e la felicità che comporta l'esercizio della virtù opposta al peccato che stanno scontando in quella cornice. E vedremo che in tutte le cornici, sebbene varino le tecniche utilizzate, non sono sempre altorilievi,
ma una cosa che sì è costante è che il primo esempio di una virtù, questo è comune a tutto il purgatorio, proviene dal repertorio mariano, perché in Maria si radunano tutte le virtù dell'umanità. E infatti questa stessa cosa che ho appena detto in un modo, insomma, prosaico, appare in bellissimi versi che San Bernardo fa alla Vergine Maria nell'ultimo canto del Paradiso, quando gli dice che ogni bene, ogni virtù umana è presente in modo eccellente in lei, la più alta e la più umile creatura, come dice Bernardo riferendosi a Maria nell'ultimo canto della Commedia. Allora Dante ha visto questo alto rilievo intagliato sulla parte inferiore della parete purgatoriale, con una tale veracità che gli sembra di star ascoltando ave e ecce ancilla dei. Ed evidentemente rimane stupefatto dal grado altissimo di realismo, per cui Virgilio deve intervenire perché Dante è rimasto come fissato nel guardare questa prima scena. Quindi al verso 46, non tener pur ad un loco la mente, disse il dolce maestro, che m'avea da quella parte onde il cuore alla gente. Cioè, non continuare a guardare solo quella scena dell'Annunciazione, disse dolcemente Virgilio, che aveva me dalla sinistra, quindi alla sua sinistra, dalla parte dove c'è il cuore. Per cui Dante, sentendo questo intervento di Virgilio al verso 49, per chi mi mossi col viso, cioè mossi il mio sguardo, e vedea di retro da Maria, cioè verso destra, dietro Maria, da quell'alposto onde m'era colui che mi movea, quindi dalla parte dove mi era Virgilio alla mia destra, un'altra storia nella roccia imposta, cioè un'altra scena, diciamo rappresentata sulla pietra, perché io varcai Virgilio e femmi presso a ciò che fosse agli occhi miei disposta, affinché si esponesse davanti a me questa seconda storia. E qui inizia un'altra storia, questa volta presa, come dicevamo, dall'Antico Testamento. E per interrompere un po' meno la lettura vi anticipo di quale storia biblica si tratta, anzi sono due storie mescolate insieme, entrambe appartenenti al secondo libro dei Re, come lo si leggeva nella Vulgata. Dunque il primo è il trasferimento dell'Arca Santa ordinato da Davide, che qui viene nominato come il... l'umile salmista, no? Perché lo si riteneva appunto autore dei salmi, l'arca santa contenente le 10 tavole della legge a Gerusalemme, durante questo trasferimento, Ozza la sostenne affinché non cadesse e non essendo lui, diciamo, un sacerdote levitico, fu immediatamente fulminato da Dio. Perciò Dante adesso, quando leggeremo i versi, vedremo che ricorda questo fatto di Ozza come il fatto che insegnò a non fare un ufficio non incaricato, e quindi a eccedere le proprie mansioni, come interpretando il fatto di Ozza come un atto di mancata fede, come se senza l'aiuto umano potesse cadere l'arca che provvidenzialmente stava essendo trasportata. E la seconda parte, che in realtà, diciamo, nel racconto biblico accade 3 mesi dopo, quando Davide arriva a Gerusalemme, e fa una danza con, diciamo, raccogliendosi il vestito
fa una danza che la moglie Nicole, la figlia di Saul, che lo guarda, diciamo, dal balcone, lo guarda con disprezzo e poi quando lui entra a casa gli rimprovera: ma ti sei fatto vedere scoperto dalle serve dei tuoi servi? E lui gli risponde: io ho danzato umilmente davanti a Dio e quanto alle serve, loro mi glorificheranno ancora di più, risponde lui, per via appunto di questa umiliazione del re. Allora, visto che vi ho raccontato questo, così adesso quando lo leggiamo dobbiamo interrompere un po' meno. Al verso appunto 55 inizia la descrizione di Dante della seconda scena che lui vede intagliata sul muro. Era intagliato lì nel marmo stesso lo carro i buoi traendo l'arca santa perché si teme officio non commesso. Cioè lì nello stesso marmo era intagliato il carro dove appunto si trascinava l'arca santa, i buoi che trascinavano appunto l'arca, per la quale si teme un ufficio che non è stato comandato, no? Si ricorda molto, diciamo velocemente, il fatto di Ozza. E al verso 58: dinanzi parea gente e tutta quanta partita in sette cori, a due miei sensi faceva dir l'un no, l'altro sì canta. Allora, qui si riferisce ai sette gruppi appunto che accompagnavano Davide in questo trasferimento. Ma quello che stupisce Dante, di nuovo, come gli era anche capitato con la prima scena, quella dell'Annunciazione, è che la gente che era divisa in sette cori era talmente realisticamente intagliata che faceva litigare dentro di lui il senso della vista e il senso dell'udito. Faceva dire all'uno no, cioè l'udito diceva no, non cantano, ma l'altro, la vista, diceva sì, canta, perché nell'esperienza del mondo, vedendo una cosa di un tale realismo, è sempre accompagnato dal canto vero. E quindi di nuovo, vedete, in un crescendo di questo effetto di realismo, prima Dante diceva pareva dire e ave, pareva dire e ciancilla dei, adesso dice faceva litigare i miei sensi. E non solo è l'udito, il senso, diciamo, ingannato dalla vista, ma anche l'olfatto. Vedete al verso 61, sempre in rapporto con questa seconda scena, similemente al fumo degli incensi che aver immaginato, gli occhi e il naso e al sì e al no discordi fensi. Cioè nello stesso modo in cui litigavano udito e vista, il fumo che usciva dagli incensi nella scultura era rappresentato con un tale realismo che gli occhi e il naso facevano discorsi, uno al sì e l'altro al no. Cioè anche lì gli occhi dicevano questo profuma di incenso e l'olfatto diceva no, così come prima l'udito diceva no. Ma è talmente realistica la rappresentazione che Dante non riesce a far mettere d'accordo l'informazione che gli danno gli occhi con quella che gli danno gli altri organi sensoriali. E al verso 64, lì precedeva il benedetto vaso, trescando alzato l'umile salmista e più e men che re era in quel caso. Cioè lì sul marmo il benedetto vaso, cioè l'arca santa, era preceduta da Davide, l'umile salmista, trescando alzato, cioè danzando con il vestito alzato, e in quel caso era più e meno che re. Importantissimo verso il 66, perché parla dell'altezza
che si raggiunge attraverso l'umiliazione. Cioè era più che re perché stava riconoscendo la sua dipendenza dall'essere divino ed era meno che re perché si stava umiliando in questa riconoscenza, ballando davanti al popolo in questo modo che poi gli verrà riproverato appunto dalla moglie Micol. E infatti subito dopo, al verso 67, di contra effigiata ad una vista d'un gran palazzo, Micol ammirava sì come donna dispettosa e trista. Cioè di fronte alla scena dove Davide sta ballando, rappresentata la sua immagine a una finestra di un grande palazzo, Micol ammirava, cioè si sorprendeva dell'atteggiamento del marito come una donna disprezzante e trista. Anche questo è importante perché in qualche modo trista nell'italiano antico è una miscela tra triste e arrabbiata, a che rende l'idea appunto che qui si vuole sottolineare, cioè l'identità tra, in questo caso, il disprezzo peccaminoso di Micol che rende tristi. E insomma, come vedremo nella terza e ultima immagine che vedremo, la felicità, l'identità tra la felicità e la virtù. Ora, notate, nonostante abbiamo dovuto soffermarci su diversi elementi per chiarire i loro riferimenti, il dinamismo della scena. Cioè, c'è scritto una storia che trascorre nel tempo, è come se Dante vedesse un film, se mi permettete l'anacronismo. In realtà è tutto lì, ma è talmente bene scolpita questa scena che lui vede il trasferimento dell'arca, il salmista che danza, Micol che lo guarda e lo disprezza dentro il suo cuore. E al verso 70, i mossi pie del loco dove io stavo per avvisar da presso un'altra storia che di dietro a Micol mi biancheggiava. Cioè, mossi i piedi dal luogo dove io ero per guardare da vicino una terza storia che mi appariva nel biancore del marmo dietro Micol. Questa terza storia che si racconta qua è particolarmente significativa perché mentre le due prime appartengono alla Bibbia, al Nuovo e all'Antico Testamento, questa è la storia di un pagano che però, come sapremo subito dopo, è diventato per grazia imprescruttabile cristiano. Allora, al verso 73, qui vera storiata l'alta gloria del Roman Principato, il cui valore mosse Gregorio alla sua gran vittoria, idico di Traiano imperatore. Vabbè, soffermiamoci un attimo qua. Allora, intanto Dante lo presenta così, lì era storiata, cioè era scolpita la storia. Questo ci dà il senso già dinamico, temporale, no? Non una scena fissa, anche se Dante vede un'arte statica, però ne coglie il dinamismo storico. E il complemento oggetto, e che cosa era storiata? L'alta gloria del principe romano, che poi veniamo a sapere due versi dopo è Traiano. Ma l'alta gloria annuncia già che, nonostante noi sappiamo per la storia che abbiamo visto, studiato, che Traiano era pagano, che evidentemente è cristiano, perché la parola gloria, come abbiamo detto tante volte, e in questo caso in particolare è aggettivata con alta, riguarda la salvezza.
Non a caso abbiamo detto più volte il primo sostantivo della terza cantica del paradiso è gloria, la gloria di colui che tutto muove. Quindi era istoriata l'alta gloria di un principe romano, quindi di un imperatore, la cui virtù mosse Gregorio Magno a ottenere la sua grande vittoria. Vittoria che, dobbiamo dire, è una vittoria dell'amore sulla morte. Perché secondo una leggenda medievale molto diffusa, di cui Dante poteva leggere in diverse fonti, Gregorio Magno, commosso dalla grande virtù di Traiano, aveva pregato Dio con un tale ardore per la sua salvezza che Dio gli aveva concesso a Traiano di tornare alla vita per un periodo nel quale si convertì al cristianesimo e morì cristiano. Questa storia, a cui qui si accenna molto velocemente attraverso il solo verso 75, è ripresa nel canto 20° del Purgatorio, perché lì, diciamo, Dante è testimone di un fatto sconvolgente, e cioè della salvezza di due pagani, uno dei quali è appunto Traiano. E quindi lui lo vedrà come pellegrino nell'alta gloria che qui come scrittore caratterizza la prima presentazione del personaggio. E appunto, secondo questa leggenda, la grande virtù che commosse il Papa Gregorio era associata a una scena anch'essa molto famosa, secondo la quale Traiano, una volta stava per andare con il suo esercito in battaglia e una vedovella, cioè una donna molto umile, cui era stato ammazzato il figlio, gli aveva chiesto di fare giustizia e lui era sceso dal cavallo per prendersene la responsabilità. Quindi era un esempio di enorme umiltà che appunto Gregorio aveva apprezzato così tanto che aveva pregato con un tale ardore di carità per la salvezza di Traiano, che aveva ottenuto da Dio questa miracolosa grazia. Allora, al verso 77, Dante ci ha già detto che aveva visto Traiano imperatore, e ora, e una vedovella gli era al freno di lacrime atteggiata e di dolore, cioè davanti al freno del cavallo, quindi si vede che lui è sopra il cavallo. Nell'altezza gerarchica dell'imperatore, lei è in piede accanto al freno del cavallo, con atteggiamento di dolore piena di lacrime. Vedete il contrasto che c'è tra lei piccola, no? In piedi, che praticamente non arriva alla testa del cavallo, e lui, ora vedremo, è circondato dall'esercito imperiale. Al verso 79, intorno a lui parea calcato e pieno di cavalieri, e la guglie nel loro sovresse in vista al vento si movieno. Cioè, intorno a lui era pieno di cavalieri e si muovevano le bandiere imperiali che avevano diciamo, l'aquila sotto uno sfondo dorato. Sembravano in vista di muoversi al vento. Vedete come già Dante ci ha preparato a quest'arte eccezionale in un crescendo di verosimiglianza, dalla prima immagine dell'Annunciazione, poi a quella molto dinamica del trasferimento dell'arca e della danza. No? Sono sempre più dinamiche queste scene. Adesso inizia già con il movimento delle bandiere, cioè è talmente verosimile che a Dante sembra di star vedendo che il marmo si muove con il vento. E al verso 82,
La miserella intra tutti costoro pareva dire: Signor, fammi vendetta di mio figliol che è morto, ond'io m'accoro. Cioè la poverella, questa vedova, fra tutti questi che erano chiaramente a cavallo, cavalieri e le bandiere, pareva dire, cioè è talmente verosimile che sembra di parlare, come era capitato anche prima, ma in questo caso vedete come nel dialogo che ora leggeremo il Dante scrittore non mette più verbi, è come se ci ponesse direttamente il dialogo che lui miracolosamente riesce a sentire, nonostante i personaggi siano scolpiti e quindi muti ed estatici. Allora, la vedovella sembrava dire: Signor, fammi vendetta di mio figliol che è morto, ond'io m'accoro. Sembrava di chiedere: fa giustizia per mio figlio che mi è stato ammazzato, per cui io sto soffrendo. Ed egli a lei rispondere. Vedete che qua Dante, diciamo, elide il verbo pareva del verso 83, che è quello che regge l'infinito rispondere, e quindi va scomparendo sempre di più il verbo che ci ricorda l'apparienza del dialogo. Sembrava lui rispondere a lei: ora aspetta tanto che torni, cioè io sto andando in campagna militare, ti farò giustizia quando tornerò, risponde l'imperatore. E quella, signor mio, come persona in cui dolor s'affretta, se tu non torni, cioè lei con la fretta che impone il dolore, risponde: signor mio, e se non torni, cioè sottintendendo se muori e non puoi tornare? E allora lui risponde, verso 88, ed è: chi fia dov'io la ti farà, cioè chi mi rimpiazzerà come imperatore ti farà giustizia, dice lui. Ed ella: l'altrui bene a te che fia, se il tuo metti in oblio. Qui succede veramente una cosa sconvolgente, perché la vedovella, che chiaramente è inferiore in ogni gerarchia nella vita del mondo, è donna, è vedova, quindi non ha un marito che la difenda, ha perso il figlio e sta parlando con l'imperatore, con la grande autorità, e Dante nel Purgatorio vede come l'umiltà di lei riesce a capovolgere la gerarchia politica del mondo, perché lei gli fa notare una cosa che lui non aveva notato, e cioè che fare il bene fa bene anche a chi lo fa. Perché gli domanda, quando lui gli ha detto: colui che sarà al mio posto di imperatore ti farà giustizia, lei gli dice: il bene che fa un altro, che farà a te se tu dimentichi il tuo dovere? Cioè lei in questo caso, attraverso questa domanda retorica, gli chiede di favorire se stesso attraverso il gesto di giustizia. E quindi lui, e qui non a caso si interrompe la serie di Jean Bémont che rendeva teso il dialogo nella fretta, no? Perché tra il verso 85 e l'86, ora aspetta tanto che torni, e anche tra il verso 87-88, signor mio, se tu non torni, e tra l'88 e l'89, chi fia dov'io la ti farà? E di nuovo tra l'89 e il 90, l'altrui bene a te che fia, no? Tutta questa tensione di versi costruiti in modo che uno nel leggerli ad alta voce non sa se rispettare la struttura sintattica oppure la misura del verso, si risolve quando lui prende la decisione che non solo, diciamo, favorirà la vedovella, ma è la decisione che porterà
lui stesso alla salvezza, perché è questo l'atteggiamento che commosse Papa Gregorio a pregare per la sua salvezza, perché lui che decide qua al verso 91, ondelli orti conforta, ora confortati, cioè tranquillizzati, che conviene che osservi il mio dovere anzi ti muova, cioè è necessario che io faccia il mio dovere prima di muovermi. Giustizia vuole e pietà mi ritene, cioè due importantissimi elementi del governatore, dell'imperatore, il senso di giustizia e il senso di pietà, che sono due prerogative anche divine, caratterizzate dalle due chiavi che San Pietro ha dato all'angelo, come abbiamo visto la settimana scorsa, proprio perché per Dante l'impero è la rappresentazione imperfetta dell'empireo, è l'istituzione comunitaria umana che può garantire le condizioni della felicità in questo mondo, che è una preparazione propedeutica per la felicità in cielo. E quindi lui si capisce che risponde alla vedova che vendicherà la morte del figlio prima di partire in campagna. Vedete che Dante ha miracolosamente sentito tutto questo dialogo nel marmo che chiaramente tace. E al verso 94, finita la descrizione, diciamo, è il dialogo che Dante non sente ma sente, il Dante scrittore fa questa riflessione: colui che mai non vide cosa nuova produsse sto visibile parlare, novello a noi, perché qui non si trova. Cioè Dante, per rendere verosimile il grado estremistico di verosimiglianza di quest'arte divina, esplicita quello che aveva suggerito prima quando aveva parlato di Policleto e della natura, e dice: Dio, nominato attraverso la perifrasi quello che non vide mai qualcosa di nuovo, perché Dio è quell'essere nel quale, come dirà Beatrice nel Paradiso, tutti i tempi sono presenti, fece questo parlare visibile, cioè Dio creò questo parlare che si poteva vedere anziché udire, che è nuovo a noi, dice Dante, umani, perché qui nel mondo non si trova un'arte in cui il parlare sia visibile. È come se Dante qua stesse quasi indovinando che qualche secolo dopo ci sarà il cinema, come dicendo: Dio questo lo fa perché per lui non c'è passato e futuro, qui nel mondo questo fatto di poter vedere come le persone parlano non esiste, perché noi non lo conosciamo, ma noi vedremo, quando ci sarà il cinema muto, vedremo persone che parlano e che noi riusciamo ad associare con un suono, prima del sonoro ovviamente, però anche lì c'è un'arte del tutto ignota a Dante, ma che Dante ci dice Dio conosceva da sempre. Allora io direi di fare la pausa ora, perché qui finisce il primo episodio del canto, ci prendiamo come al solito i nostri 5 minuti, sono le 15:11, ci vediamo alle 15:16, nel frattempo per favore se avete dei dubbi inviateli alla chat. Grazie.
Allora? È un disastro che sono. Eh? Adesso sto facendo Dante, invece sono riuscita. Adesso c'è l'intervallo. Marita. Non sono neanche capace di far bere il caffè. Tu sei capace di fare il caffè perché non vuoi imparare. Ma non è vero, perché mi piace il caffè. E anche Ugo lo volevo sentire. È la cosa più da imbecille possibile. Mm-hmm. Devi alzare la roba, metterla sì. dentro, comunque, e fa. Guarda, amore, sì. Non faccio apposta. Non è che non fai apposta. Vuol dire che non sei in grado di fare niente. Rita. Vieni qui. Ah no, adesso dice Dante. Allora, continuiamo. Leggo le domande che sono sulla chat. Qualcuno dice perché Traiano sia Virgilio no? Beh, questo non lo possiamo dire noi, come impareremo nella lettura del Paradiso. Se c'è qualcosa di totalmente imprescruttabile non solo per noi comuni mortali ma anche per gli angeli e per i salvati è appunto il criterio divino di salvezza o di dannazione. Una delle cose che Dante vorrebbe che imparassimo anche diciamo con dolore è questo carattere imprescrittabile, ma nel contempo lui vorrebbe che ci fidassimo del carattere perfetto, infallibile della giustizia. Io sto sentendo questo. Fai così. Credo che ci sia qualche microfono aperto. Aspettate, cercherò di... Ecco fatto. Aspettate che torno alla chat. Qualcuno dice ancora non nasceva Michelangelo. Beh sì, comunque certo per noi Michelangelo come scultore è il massimo del realismo, no? In parte motivato dalla leggenda che lui stesso disse. Avendo finito, se non sbaglio, il David ora parla, vero? Qualcuno mi domanda l'avvertimento dell'angelo che Dante e Virgilio non dovrebbero voltarsi indietro. Potrebbe essere un eco del brano evangelico in cui Gesù dice nessuno che dopo aver messo mano all'aratro guardi indietro è idoneo per il regno di Dio? Sì, potrebbe esserlo. Le fonti che di solito i commentatori associano a quell'avvertimento dell'angelo sono da una parte il mito di Orfeo e dall'altra diciamo il passo biblico della moglie di Lot, però anche questo potrebbe esserci effettivamente. Qualcuno domanda, Dio è eternità perciò è presente? Anche Sant'Agostino pensava al tempo presente, il tempo è come l'estensione, il presente è reale. Sì, certo, Dio appunto come vi dicevo viene nominato diciamo attraverso questa perifrasi come quel punto a cui tutti i tempi sono presenti. Qualcuno dice muovendosi a destra viene a occupare la prima posizione mentre è sempre sempre lui che segue Virgilio. Sì, infatti questo diciamo questo passaggio in cui il Dante scrittore si sofferma nel descrivere come si mosse mettendosi davanti Virgilio per guardare le scene sono passaggi molto molto travagliati dalla critica. Io non mi ci sono soffermata perché appunto non c'è un accordo unanime nemmeno delle linee critiche autorevoli sul perché di questa insistenza di Dante
su questa cosa, però effettivamente deve esserci un senso simbolico difficile da intuire comunque. Bisogna tuttavia considerare che è stato Virgilio a dire a Dante non rimanere fissato alla prima storia, ma guarda le altre, per cui io non credo onestamente che ci sia un sopravvento di Dante nei confronti del magistero di Virgilio. Però ammetto che c'è qualcosa lì che io non ho mai studiato, però dai commenti che ho letto non è chiarissimo a che cosa risponda. Puedo hacer una pregunta? Sì, certo. A mí lo que me sorprendió es que en la descripción Dante tiene un placer muy, muy marcado. Él está disfrutando como si estuviera viendo la gran obra, como cualquiera de nosotros, que yo, ante un cuadro que nos encanta. Él disfruta. A mí me parece que por eso se distancia de o me da la sensación que eso hace que se distancie de Virgilio, ¿no? Tan humano, tanto placer, tanto satisfacción, ¿no? Mirando todos esos, porque no solo lo ve con el tema, sino también la impresión que le causa esa mirada hacia el bajo relieve. Sì, in realtà diciamo tutti questi termini che lei sta usando, che derivano da un'impressione, no? Il piacere che prova Dante, bisogna in questi casi quando uno, diciamo, io come al solito cerco di fare l'avvocato del diavolo di fronte alle impressioni che vengono fuori, soprattutto perché io la prima cosa che ho detto quando mi è stata domandata un'interpretazione possibile di questo spostamento di Dante rispetto di Virgilio è: queste sono terzine molto travagliate, il che vuol dire da 700 anni i dantisti non si mettono d'accordo su questo significato. Perciò se qualcuno di voi ha un'intuizione su questo problema, quello che deve fare è leggersi per bene tutta questa tradizione e innanzitutto leggere molto, con molta attenzione, verificare se questa impressione è veramente sul testo, perché che Dante provi piacere nel vedere questi bassorilievi è qualcosa che bisognerebbe verificare nel testo. Io ora non l'ho mai studiato questo, ma ora non ricordo nemmeno un termine che appartenga al campo semantico del piacere. Cioè no, Dante non dice di provare diletto né di provare piacere. Sappiamo sì che rimane fissato alla prima scena fino al punto che Virgilio gli dice non avere in un solo punto la mente, e chiaramente mostra ammirazione e sorpresa soprattutto perché la verosimiglianza inedita di ciò che sta vedendo fa sì che dentro di lui si contendano i diversi sensi, cioè che a differenza delle impressioni che causa un'opera d'arte del mondo o un paesaggio del mondo, perché lui ha parlato di arte e di natura, dove i sensi diciamo compongono un insieme coerente attraverso questa facoltà che Aristotele chiama fantasia o immaginativa, che consiste appunto nel mediare tra i sensi e il pensiero, organizzando l'informazione che danno i sensi per porre alla mente un oggetto intelligibile. Qui Dante si trova in difficoltà nel mettere insieme quello che la vista gli dice e gli disdice l'udito e l'olfatto. Questo è quello che è presente nei versi. Per cui che provi un particolare piacere non è detto nel testo, almeno non mi risulta dalla mia memoria. Adesso lo dovrei rileggere alla ricerca di questo, ma ve lo dico perché è la cosa che tutti dovremmo fare. Cioè, il testo di Dante, come ogni testo, ma quello di Dante più di tutti, suscita in noi moltissime suggestioni, associazioni, ricordi, pensieri con i quali noi possiamo rimanere tranquilli, oppure, e questo è il mio dovere, essendo questo un corso,
se uno quello che vuole è fare un'ipotesi sulla base di questa impressione, come ha fatto adesso Patrizia, dicendo forse è questo il piacere che lo divide da Virgilio, lì bisogna dire con calma. Innanzitutto verifichiamo se questo piacere è del testo o è la nostra impressione, che noi il nostro piacere di lettoria ha contagiato forse il Pellegrino. Se c'è, bisognerebbe indagare se Virgilio non lo prova quel piacere e se questo può essere causa della distanza. Ma ripeto, quando a uno vengono in mente delle interpretazioni su Dante, è l'inizio di un lavoro più che la conclusione, ed è l'inizio di un lavoro che è piuttosto lungo perché è il testo più studiato del mondo. E quindi ci sono, se voi cercate, sapete che c'è questo sito di cui vi scrivo qua sulla chat, se volete indagare, dantesca.org, il cui link si trova anche dentro il sito ufficiale della Società Dantesca Italiana, danteonline.it. Lì potete vedere, nel sito della Dantesca c'è una bibliografia molto aggiornata su Dante. Se lì mettete questo canto, oppure una qualche parola, arte divina, o alto rilievi o intagli del Purgatorio, vedrete tutto quello che c'è scritto sull'argomento, oltre che i commenti, chiaramente, no? Che sono, come voi sapete, tanti. E lì uno bisogna che cominci a faticare, purtroppo non c'è un altro modo di arrivare a una certa verità sul testo. Io non è che voglio scoraggiarvi nelle vostre impressioni, anzi vorrei che diventaste dantisti, ma per diventarlo bisogna sottoporre ogni nostra impressione a un vaglio rigoroso per sapere se quello che stiamo dicendo è possibile che Dante lo stia dicendo o è stata semplicemente una nostra impressione. Va bene? Scusa, qual è il link della pagina? L'ho scritto qua. Ah no, credo di scusate, l'ho scritto. Vediamo se riesco a inviare a tutti, perché mi sa che l'ho scritto a qualcuno all'istituto, l'ho scritto. E lo volevo scrivere a tutti, scusate. Allora, dantesca.org, lo potete trovare anche attraverso danteonline.it, che è il sito ufficiale della Dantesca Italiana. Continuano le domande. Dante umano sperimenta il godimento estetico come compassione e lacrime nell'inferno. Di nuovo, no? Il piacere, il godimento estetico non è esplicito, da quel che mi risulta, ma è verissimo che il Purgatorio è un regno dove la presenza dell'arte è centrale, sia dell'arte plastica sia della poesia, come vedremo man mano che andremo avanti. La settimana prossima appunto leggeremo un canto famosissimo per quel che riguarda la riflessione sull'arte, e lì appunto un personaggio, un artista, metterà in rapporto anche con la poesia di Dante stesso l'arte del Purgatorio. Una domanda. Sì. C'è algún sito o qualcun riferimento dove si pueda trovare tutte le referenze bibliche della Divina Commedia? Allora, nel sito della Dartmouth, sto scrivendo, In questo sito che fece Robert Hollander, un dantista americano che è morto qualche settimana fa, dantedartmouth.edu,
lì trovate tutti i commenti antichi della Commedia e molti dei moderni. E tra i moderni, quello che vi consiglierei, se quello che vi interessa è soprattutto, diciamo, la serie di riferimenti alle scritture, vi consiglierei di leggere il commento di Anna Maria Chiavacci Leonardi, che è un commento particolarmente ricco di fonti, sia classiche che giudeo-cristiane. Grazie. Prego. Qualcuno ha domandato: questo canto corrisponde al circolo terzo degli eretici? Allora, questo canto siamo in purgatorio. Io quello che ho cercato di dire è che, essendo il canto 10 ed essendo tutti i canti 10 l'inizio di una cosa radicalmente diversa da quella che si narra nei primi 9 di ogni cantica, il suo canto analogo è quello degli eretici nell'inferno, il canto di Farinata. Bene? Bene, andiamo avanti, altrimenti oggi non so che ora finiamo. Allora, riprendiamo dal verso 97. Adesso arriva quello del piacere che dice Patrizia. Mentr'io mi dilettava di guardare l'immagine di tante umiltà di e per lo fabbro loro a veder care, ecco di qua, ma fanno i passi radi, mormorava il poeta, molte genti, questi ne invieranno agli alti gradi. Allora, mentre io godevo nel guardare le immagini di così tante umilitadi, cioè esempi di umiltà, parola importantissima che ci dà il primo, intanto ci dà la chiave del tratto comune delle tre storie che abbiamo visto: l'umiltà di Maria, l'umiltà di Davide, l'umiltà di Traiano. Va bene? E per opposizione ci comincia a trasmettere qual è il peccato che si sconta in questa prima cornice, perché l'umiltà è appunto la virtù che si oppone alla superbia. Allora, mentre Dante si dilettava di vedere queste umiltà che trasmettono piacere e che sono anche preziose da vedere per il loro fabbro, cioè perché sono state fatte da Dio stesso, ecco di qua, dice Virgilio, ma fanno i passi radi, cioè camminano lentamente, molte genti che ci potranno inviare ai gradi superiori. Virgilio ha già imparato da Dante che si possono chiedere informazioni stradali nel purgatorio per sapere da dove si sale alla prossima cornice. E al verso 103, gli occhi miei che ammirare erano contenti per veder novità di un dei sonvaghi, volgendosi ver lui non furono lenti. E qui interessante perché Dante dice di se stesso una cosa che forse si può dire di ogni essere umano, è che è legato al rischio della superbia. Dice: i miei occhi che erano contenti sempre di, anzi dice sono al presente, no? Che sono sempre contenti, soddisfatti di guardare cose nuove che gli diano piacere, si volsero verso di lui rapidamente. Quindi Dante sposta gli occhi dai bassorilievi e guarda verso la direzione che gli indica Virgilio, perché vuole conoscere novità, cose nuove. Questa è la curiosità che abbiamo visto in un grado abusivo emerse dall'ultimo viaggio di Ulisse, la volontà di conoscere, e che appunto riguarda il rischio della superbia intellettuale se non è un piacere misurato dal rispetto del divieto divino. E siccome Dante come narratore ora deve narrare come erano quelle anime che
Virgilio ha visto da lontano e deve, ci deve raccontare che anche loro, come quelle dell'inferno, hanno una punizione fisica terribile, il Dante scrittore interrompe la narrazione per rivolgersi direttamente a noi lettori affinché non ci spaventiamo di quello che stiamo per leggere. Quindi al verso 106, non vo' però lettor che tu ti smaghi di buon proponimento per udire come Dio vuol che il debito si paghi. Cioè non voglio, per quello che sto per dire, o lettore, che tu ti scoraggi, che tu indebolisca il tuo buon proponimento per il fatto di udire in che modo Dio vuole che si paghi il debito. Non attendere la forma del martire, dice Dante a noi, cioè non fare attenzione a come loro soffrono. Pensa alla successione, pensa che al peggio, oltre la gran sentenza, non può ire. Cioè, non concentrarti, lettore, nel dispiacere, nella pesantezza, nella tortura del contrapasso. Pensa a quello che viene dopo, cioè la salvezza. Pensa che nel peggiore dei casi questa punizione non può andare oltre il giudizio finale. E cioè quello che ci sta dicendo è: attenzione lettori, ora comincia una parte che vi può ricordare pericolosamente l'inferno, perché effettivamente anche le anime dei penitenti subiscono punizioni fisiche, ma la grande differenza è che nel caso dell'inferno le pene sono infinite e nel caso del purgatorio sono temporali. Alla peggio finiranno con la fine dei tempi, che poi per Dante i medievali era qualcosa di imminente. Allora, dopo aver avvertito noi su questa cosa, al verso 112 riprende la narrazione. I cominciai, maestro, quel chi veggio muovere a noi, non mi sembian persone e non so che si nel veder vaneggio. Questo è molto interessante, Dante. A Dante è stato segnalato, lì vengono delle anime cui possiamo chiedere come salire. E quando Dante guarda, dice, quello che vedo che si muove verso di noi non mi sembrano corpi umani, non so chi sono confuso. Questo è importante perché sembra di far parte del contrappasso. Queste anime, come sapremo senza dubbio al verso 121, sono penitenti che stanno pulendo le loro anime dalla superbia, dal peggiore dei peccati, hanno voluto essere più che umani e ora sono ridotti durante la penitenza a una tale condizione che Dante non riesce a riconoscere la loro umanità. E infatti Virgilio risponde al verso 115 ed egli ammette: la grave condizione di lor tormento a terra li rannicchia, sì che i miei occhi pria ne ebber tencione. E già dice, anch'io ho avuto difficoltà nel vedere che erano umani, perché il loro tormento li fa diventare come, diciamo, come delle rane, li rannicchia a terra, li fa stare così vicino alla terra che non riesce a distinguerli dalle pietre che hanno sopra. Questo lo capiremo adesso. Questo fatto di dover abbassare la testa, come si dice anche nell'italiano di oggi, come contrappasso di averla alzata troppo, è appunto la condizione di guarigione dalla superbia. Vi ricordate che il primo simbolo di superbia che abbiamo visto nel libro era il leone nella selva, che avanzava verso Dante con la testa alta. Ecco, questi che hanno alzato troppo la testa, ora sono condannati ad abbassarla, caricando queste pietre e vedendo, diciamo, al lato tutti questi altorilievi che Dante ci ha descritto e, come sapremo tra due canti, per terra guarderanno anche e calpesteranno altri disegni che riguardano
esempi di superbia punita. E Virgilio al verso 118 aggiunge: ma guarda Fisolà e disvisticchia col viso quel che vien sotto a quei sassi, già scorger poi come ciascun si picchia. Virgilio ha appena detto a Dante: anch'io feci fatica a capire che erano persone, ma se guardi fisso e cerchi di districare con lo sguardo quello che viene sotto dai sassi, che Dante vede come una massa, potrai scorgere come ognuno di loro è martirizzato. Quindi Dante li vede uniti inizialmente alle pietre che stanno caricando. E di nuovo, prima di descrivere la condizione gravosa di questi penitenti, interrompe con queste terzine tra le più belle di tutto il poema, il che vuol dire tra le più belle della letteratura universale. Interrompe Dante ed esclama: o superbi cristiani, miseri lassi, che della vista della mente infermi fidanza avete nei retrosi passi, non v'accorgete voi che noi siam vermi nati a formar l'angelica farfalla che vola la giustizia senza schermi? Di che l'animo vostro in alto galla? Poi siete quasi antomata in difetto, siccome vermo in cui formazione falla. Meraviglioso. Meravigliosa, diciamo, questa immagine di umiltà di un bruco che è in difetto, cioè imperfetto, ma destinato al volo, e il contrasto tra la leggerezza di quel volo e il peso cui sono sottoposti i penitenti di superbia. Quindi al verso 121, torniamoci un attimo: o cristiani superbi, ecco che qui abbiamo la conferma che questa è la cornice della superbia, della prima delle sette colpe capitali, radice di ogni altro peccato, peccato non solo iniziale dell'umanità, il peccato di Eva e Adamo è stato un peccato di superbia, come confermeremo quando arriveremo all'Eden dove loro peccarono, ma anche causa di ogni male nell'universo, perché anche di superbia fu il peccato di Lucifero, che aprì l'abisso dell'inferno. Allora, o cristiani, superbi, poveri, miseri lassi, che infermi della vista della mente, ottenebrati nella vostra mente, vi fidate dei passi che tornano indietro, cioè che anziché avanzare nella strada della felicità e della virtù, tornate indietro, camminate alla rovescia, baldanzosi, fiduciosi che quello vi può far arrivare alla verità. Questo dei retrosi passi è molto importante perché riguarda appunto la superbia intellettuale, cioè la, diciamo, l'arroganza di voler conoscere con le proprie capacità limitatissime umane l'ultima verità, arroganza nella quale se si va avanti non solo non si raggiunge quella verità, ma ci si allontana, perché si rischia la superbia che ti può dannare per sempre. Allora, dopo questo vocativo che occupa ben tre versi, non vi rendete conto che noi siamo vermi, larve? Questa è un'idea di Agostino, dove parla dei vivi come larve destinati a formare un angelo, solo che Dante, con la sua solita audace genialità, invece di angelo mette l'idea della farfalla, nati a formare l'angelica farfalla che vola alla giustizia senza schermi. Cioè, non vi rendete conto che siamo vermi, siamo larve, preparazione imperfettissima, ma se ci comportiamo bene e ammettiamo questa nostra imperfezione, destinati a formare la farfalla angelica
che vola alla giustizia divina senza l'involucro che si lascia dietro il bruco. Di che cosa galleggia, cioè si innalza il vostro animo, visto che siete antomata? Antomata è una forma, diciamo, grecizzante per dire insetti, poiché siete insetti imperfetti, ancora difettuosi, così come in un vermo fallisce la formazione. Di che cosa vi, volete essere superbi? Se non siete ancora arrivati ad essere quello che siete destinati ad essere. E dopo questa esclamazione del Dante scrittore in rapporto con quello che vide nella prima cornice, e cioè la condizione dei penitenti superbi, al verso 130 inizia la descrizione di come erano messi loro sotto queste pietre e rendendo di una coerenza veramente eccezionale il canto in cui lui ha descritto con questo particolare l'arte divina che è intagliata sulla pietra. Qui si fa riferimento a un'arte umana, quella degli Atlanti e le Cariatidi, che sostengono come mensole alcune parti delle chiese romaniche, perché dice Dante che vedendo quelle anime dei penitenti che sono del tutto contorte, del tutto rannicchiate a sostenere i pesi che devono caricare finché non pagano il debito a Dio, si ricordò delle Cariatidi e degli Atlanti che intagliati in pietra nelle chiese lui vedeva. Quindi al verso 130, come per sostener solaio tetto, per mensola, talvolta una figura si vede giugner le ginocchia al petto, quindi una figura in pietra è in una posizione in cui le ginocchia gli arrivano al petto mentre sostiene una mensola, un tetto di una chiesa, la qual fa del non ver vera rancura nascere in chi la vede, cioè la quale, no, la figura fa nascere un vero rammarico in chi lo vede, fa nato però dal non vero, da una scultura dove non è vera la sofferenza, ma si riesce a commuovere colui che vede, così fatti, cioè come Atlanti e Cariatidi, vid'io color quando posi ben cura, cioè così io quando Virgilio mi disse di disvisticchiare, no? Di districare le pietre da quello che le sosteneva, dice Dante, così vidi io che erano nella posizione degli Atlanti che sostengono il mondo, della Cariatidi che sostengono un tetto. E immediatamente al verso 136, come eravamo già abituati durante la lettura dell'Inferno, ogni volta che Dante descrive la condizione generale di una categoria, in questo caso di penitenti, immediatamente ci ricorda l'individualità di ogni anima, cioè sono tutte deformate, diciamo, nella posizione dalle pietre che devono caricare per abbassare la testa che hanno alzato di troppo. Ma al verso 136, vero è che più e meno erano contratti secondo che avien più e meno addosso, e qual più pazienza via negli atti, piangendo parea dicer più non posso. Cioè è vero che nonostante io non riuscisse inizialmente a distinguere addirittura la pietra dai corpi, tuttavia è vero che erano contratti più e meno, cioè non tutti avevano la stessa posizione secondo il peso di quello che avevano addosso, quindi non tutti caricavano lo stesso peso, il che ci avverte sulla proporzionalità che c'è nel purgatorio tra la tendenza che c'è ancora in ogni anima verso
il peccato che commisero in terra, o i peccati, perché in molti casi sono più di uno, la proporzionalità, dicevo, tra la forza che ancora questa tendenza e la punizione che è regolata a seconda di ogni individuo. Ma subito dopo è quello che sembrava avere più pazienza, cioè che sopportava meglio, pareva dire, mentre piangeva, non ne posso più. E quindi di nuovo Dante torna a questa impressione, diciamo, audibile di anime che sta solo vedendo, come prima aveva fatto con l'arte divina degli altorilievi. Allora, se siete d'accordo, rileggiamo il canto e ci salutiamo fino alla settimana prossima, dove arriva uno dei grandi hit del Purgatorio, canto importantissimo per la formazione del Dante Pellegrino. Poi fummo dentro al soglio della porta che il malamor dell'anime disusa, perché far parer dritta la via torta, suonandola sentì essere richiusa. E se io avessi gli occhi volti ad essa, qual fora stata il fallo degna scusa? Noi salavam per una pietra fessa che si muoveva d'una e d'altra parte, siccome l'onda che fugge s'appressa. Qui si conviene usare un poco d'arte, comincia il duca mio, in accostarsi or quindi al lato che si parte. E questo fece i nostri passi scarsi, tanto che pria lo scemo della luna rigiunse al letto suo per ricorcarsi, che noi fossimo fuori di quella cruna. Ma quando fummo liberi e aperti, su dove il monte indietro si rauna, io stancato a mendui incerti di nostra via, restammo in su un piano, su lingo più che strade, per diserti. Dalla sua sponda, dove confini il vano, al pie dell'alta ripa che pur sale, misurrebbe in tre volte un corpo umano. E quanto l'occhio mio potea trardale, or dal sinistro e or dal destro fianco, questa cornice mi parea cotale. Lassù non eran mossi che nostre anco, quando io conobbi quella ripa intorno che dritto di salita aveva manco, esser di marmo candido e attorno di intagli sì che non pur Policleto, ma la natura lì avrebbe scorno. L'angel che venne in terra col decreto della montagna lagrimata pace, che apersi il ciel del suo lungo divieto, dinanzi a noi pareva sì verace, cui vintagliato in un atto soave, che non sembiava immagine che tace. Durato si saria che il dicesse ave, perché ivi era immaginata quella che ad aprir l'alto amor volse la chiave. E avea in atto impressa sta favella, ecce ancilla dei, propriamente, come figura in cera si suggella. Non tener pure ad un loco la mente, disse il dolce maestro, che m'avea da quella parte onde il cuore alla gente, perché io mi mossi col viso e vedea di retro da Maria, da quella costa onde m'era colui che mi movea, un'altra istoria nella roccia imposta, perché io varcai Virgilio e femmi presso a ciò che fosse agli occhi miei disposta. Era intagliato lì nel marmo stesso lo carro ai buoi, traendo l'arca santa, perché si teme officio non commesso. Dinanzi parea gente, e tutta quanta partita in sette cori, ai due miei sensi faceva dir l'un no, l'altro sì, canta. Similmente al fummo degli incensi che aver immaginato, gli occhi e il naso e al sì e al no discordi pensi. Li precedeva il benedetto vaso trescando alzato l'umile salmista, e più e men che re era in quel caso. Di contra, effigiata ad una vista d'un gran palazzo, Micola ammirava, siccome donna dispettosa e trista. I mossi piede il loco dove io stava per avvisar da presso un'altra storia che di rietro a Micol mi biancheggiava.
cui v'era storiata l'alta gloria del Roman Principato, il cui valore mosse Gregorio alla sua gran vittoria. I dico di Traiano imperatore, e una vedovella gli era al freno, di lacrime atteggiata e di dolore. Intorno a lui parea calcato e pieno di cavalieri e l'aguglie nell'oro, sovressi in vista il vento si movien. La miserella, intra tutti costoro, pareva dir: Signor, fammi vendetta di mio figliol che è morto, un Dio m'accoro. Ed egli a lei rispondere: Ora aspetta, tanto chi torni, e quella, signor mio, come persona in cui dolor s'affetta, se tu non torni, ed ei, chi fia dov'io, la ti farà, ed ella l'altrui bene, a te che fia, se il tuo metti in oblio, ed elli, porti conforta, che i convene, chi solve il mio dovere, anzi chi mova, giustizia vuole, e pietà mi ritene. Colui che mai non vide cosa nova produsse sto visibile parlare, novello a noi, perché qui non si trova. Mentre io mi dilettava di guardare le immagini di tanti umiliati e per lo fabbro loro a veder care, ecco di qua, ma fanno i passi radi. Scusate, mi sono persa una pagina e non c'è più. Scusate. Allora, ecco di qua, ma fanno i passi radi, mormorava il poeta, molte genti, questi ne invieranno agli alti gradi. Gli occhi miei che a mirare erano contenti per veder novità di onde i son vaghi, volgendosi ver lui non furon lenti. Non vo però, lettor, che tutti smaghi di buon proponimento per udire come Dio vuol che il debito si paghi, non attender la forma del martire. Pensa alla successione, pensa che al peggio, oltre la gran sentenza, non può ire. Io cominciai, maestro, quel che io veggio muovere a noi non mi sembian persone, e non so che si nel veder vaneggio. Ed elli a me, la grave condizione di lor tormento a terra li rannicchia, sicché i miei occhi pria ne ebber tencione. Ma guarda fiso là e disvisticchia col viso quel che vien sotto a quei sassi, già scorger puoi come ciascun si picchia. O superbi cristiani, miseri lassi, che della vista della mente infermi fidanza avete nei retrosi passi, non v'accorgete voi che noi siamo vermi nati a formar l'angelica farfalla che vola alla giustizia senza schermi? Di che l'animo vostro in alto galla? Voi siete quasi antomate in difetto, siccome vermo in cui formazion falla. Come per sostentar solaio tetto, per mensola talvolta una figura si vede giugner le ginocchia al petto, la qual fa del non ver vera rancura nascere in chi la vede, così fatti vi dio color quando quasi ben cura. Vero è che più e meno erano contratti, secondo chi avvien più e meno addosso, e qual più pazienza avea negli atti, piangendo parea dicer: più non posso. Molte grazie dell'attenzione, ci vediamo la settimana prossima. Arrivederci.